Il numero dei medici di medicina generale nell'area esontina è di circa il 70% rispetto al numero totale, in quella giuliana è all'85%. Una carenza di medici di famiglia che sta mettendo in difficoltà quella fetta di cittadinanza che si è trovata senza professionista e che oggi ha difficoltà ad accedere a un nuovo dottore o che lo trova in una zona distante dalla propria abitazione, con tutte le difficoltà del caso per persone anziane o con scarsa mobilità. Su questi dati non proprio rassicuranti, la SUGI sta lavorando per coprire al meglio i territori della Venezia Giulia, scontrandosi però con la mancanza di personale. Soffre di più l'area esontina, che ha un numero di medici di medicina generale del 70% rispetto al numero totale. Diciamo Trieste invece è intorno all'85%, quindi da una parte manca il 15%, dall'altra più di un terzo. Abbiamo sopperito in questi 2 ultimi anni aprendo degli ambulatori per dare comunque una risposta al cittadino, che non sostituiscono il medico di base, che è una figura diversa perché è un medico, è il medico di fiducia, il medico di riferimento, il medico che conosce il paziente, invece in questi ambulatori girano più professionisti. Ma finché non si riprenderanno i medici in formazione e potranno quindi partecipare alle selezioni, dobbiamo mantenere questa organizzazione. Il tutto frutto di un mestiere che negli anni ha perso appetibilità per le condizioni di lavoro, per offerte migliori, anche per la poca propensione alla specializzazione che in certi settori si fa sentire parecchio. Diciamo che è caduto l'appeal della figura sanitaria, non solo del medico di base, perché si fanno fatica a utilizzare tutte le borse di studio di specialità e rimangono quindi scoperti molti posti di medici specialisti. Gli stessi operatori sanitari, infermieri, hanno meno predisposizione alla professione. Ci sono addirittura non solo licenziamenti, ma abbandoni della professione. E le cause sono molteplici, vanno ricercate e vanno risolte.